è stata dura, attenzione da verso, sapevi che sarebbe stata dura. Ma come ho già detto prima della conferenza di ieri, avremmo affrontato una delle migliori squadre di tutte e tre i gironi. Il secondo miglior attacco di tutte e tre i gironi, quindi si sapeva che sarebbe stata una parte di sofferenza. Il mio dispiacere è che abbiamo lucrato sulla situazione del vantaggio e dove non abbiamo provato neanche a giocare, quindi contenti del fatto che magari ci giocheremo la possibilità di vincere il campione della Serie B, però consapevoli del fatto che una squadra con le caratteristiche come la nostra deve provare anche a giocare di più e non come abbiamo fatto stasera. Hai visto Rocciolini che è tirato in curva? Sì, è chiaro che, ripeto, alcune situazioni ci sono state, anche dopo solo una, anche nei miei tempi supplementari, ci siamo un attimo risvegliati, no? La caratteristica di quest'anno da parte nostra, no? Prendiamo di positivo, ripeto, il risultato, il fatto che giochiamo la finale, merito al Pordenone perché ha fatto una buona gara, un'ottima gara, e anche loro avrebbero meritato la finale. Siamo stati più fortunati una volta dei calci di rigore, però questo ci deve servire, ripeto, per affrontare la finale con il massimo piglio per cercare di portare questa categoria a palla. Faccio un'ultima domanda da parte mia. Quanto ti hanno condizionato sia nei cambi che poi sono stati obbligati gli acciaccati che avevi in campo? Sì, diciamo che l'infortunio di scorsa realtà è emblematico, no? Quando le cose devono girare in una certa maniera, dalla botta presa sulla caviglia, nel momento in cui è entrato in campo si è bloccata la schiena, quindi lì è stato un campo obbligatorio, e come quello di Mazzocchi è chiaro che dopo una partita dove ci sono 90 minuti successivi tempi regolamentari non è semplice cercare di sistemare tatticamente la partita, questo non può fare perché i due campi sono stati obbligati. Mister, diamo però una chiave di lettura di questo secondo tempo, no? Che è stato un po' inspiegabile. Forte il Pordenone, diamo i meriti al Pordenone, è un fattore mentale del Parma, si pensava anche a un lato fisico, però poi il Parma ha dimostrato nei due tempi supplementari di averne ancora. No, ancora nel lato fisico, da quando sono arrivato si parla dell'aspetto fisico, quello che comanda il tutto è l'aspetto mentale. Ripeto, nel momento in cui siamo passati in vantaggio abbiamo dovuto fare il fatto di cercare di portare a casa il risultato con il minimo sforzo e purtroppo questo non è possibile con una squadra ben organizzata che gioca bene a calcio. Può succedere come è successo che a 9 minuti alla fine si prende gol e poi guarda caso nei tempi supplementari fisicamente siamo saltati fuori, quindi tutto un aspetto mentale dove, ripeto, molto probabilmente inconsciamente abbiamo lucrato sul fatto che eravamo passati in vantaggio e dove per il mio pensiero parlo a caldo, ecco, chiaramente della partita e analizzeremo tutte le situazioni, mi ha trovato poco a giocare a calcio, quello che di solito facciamo. In virtù delle due squalifiche che ci saranno ancora a Biescaglia, anche le condizioni di scozzare la preoccupa o avete già qualche informazione? Adesso cerchiamo di recuperare da questa partita, poi valuteremo il caso durante questi giorni la formazione da mettere in campo. Tornate a Parma? Torniamo a Parma, ci veniamo adesso qui e poi torniamo a Parma. Io provo a chiedergli chi preferisce tra Alessandro e Rizzani. Ma io quello che preferisco e che vorrei è che i miei ragazzi interpretassero la partita nel migliore dei modi e cercassero di sfruttare, di mettere in campo le qualità che hanno, sia quelle tecniche che quelle morali. Dopodiché è chiaro che aspettiamo l'altra finalista, però quello che vorrei è che i miei ragazzi giocassero a calcio in maniera spensierata, perché c'è responsabilità, questi ragazzi sono responsabili di un traguardo da raggiungere perché è molto importante, perché c'erano i favoriti, ma quello che dico sempre, se affrontiamo le partite con la massima serenità ci viene qualcosa nelle giocate migliori, quando magari siamo un po' contratti rischiamo di fare quello che è successo stasera. Pensando alla situazione meteo, si gioca sabato alle 18? Non mi fate domande sull'organizzazione perché sennò lasciamo perdere, è chiaro che secondo me bisognava prendere spunto dalla categoria Europa da diversi anni, della Serie B. Abbiamo fatto gli ottavi di finale andata e ritorno, secondo me è impensabile giocarsi una semifinale, una partita secca a Firenze dove lo stadio era totalmente vuoto, dove noi portiamo sempre a seguito 11.000-12.000 persone. Quindi sotto questo aspetto penso che i vantaggi per noi non ci sono stati. Sabato siete andati a supplementare camminati, fate una passeggiata. Ma dobbiamo cercare di far sudare il pallone. Grazie a tutti. Grazie mille.